È stato presentato per la seconda volta il punto per ampliare la rete degli hotspot presenti sul territorio in Calabria, esposto da Valerio Valenti, commissario per l'emergenza migranti e capo dipartimento immigrazione del Ministero dell'Interno, che ha voluto incontrare i prefetti della Calabria. La riunione è stata presieduta dal sottosegretario all'interno Vanda Ferro e dal presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto. Abbiamo offerto al Sua Eccellenza il Prefetto Valenti, che è commissario, e ai prefetti della Regione Calabria una rosa di siti per dimostrare concretamente che la Calabria vuole avere un rapporto di leale collaborazione col governo e col prefetto per affrontare un'emergenza che nella Calabria, nel nostro paese, da soli possono affrontare. C'è bisogno del contributo di tutti per non essere travolti dai flussi migratori che ci si attende. Si fa per la seconda volta il punto in Calabria dopo il precedente incontro ed evidentemente è un momento nel quale si comincia, anzi direi partiremo con una serie di iniziative per ampliare la rete degli hotspot presenti sul territorio, così come per quanto riguarda Crotone l'idea è quella di riutilizzare il vecchio CIE, quindi di rimetterlo in sesto, in pista e poterlo utilizzare al più presto. Speriamo di fare ciò che non è stato fatto, trovando ovviamente delle strutture che potevano essere tenute e messe in condizioni di poter accogliere in modo differente, a partire ovviamente dalla struttura che è di Crotone piuttosto che di altri territori, di poterlo fare anche in base al nuovo decreto Cutro, quindi con delle semplificazioni rispetto alla parte che riguarda i servizi, la gestione che spesso è in modo, devo dire, positivo, in molti casi sarà fatto da parte della Croce Rossa, ma soprattutto anche controllare i numeri che in qualche modo abbiamo in previsione rispetto ovviamente a quanto detto ai servizi piuttosto che dalla Guardia di Finanza, dare la presenza dello Stato e soprattutto dimostrare che è una terra accogliente, ma l'accoglienza non si deve fermare alla banchina di un porto, ma certamente guardare all'indomani.